Vincenzo Verde, già campione italiano per due volte sui 5.000, si laurea adesso sui 10.000, campione sui 20 km, campione italiano M35. Sì, come già diceva, sono stato già campione italiano sui 5.000 outdoor in pista l'anno scorso, due anni fa. Stamattina ho avuto il piacere di laurearmi campione italiano sulla distanza più lunga, la 20 km. Sono molto contento e non vi nascondo, questo periodo ho dovuto lavorare tantissimo per arrivare in una condizione, diciamo, discreta, perché non avevo tanto tempo per gestire la mia preparazione, già che mi sono sposato a settembre e mia moglie aspetta anche un bambino, quindi a giugno mi aspetto un figlio e questa gara, questa vittoria la dedico proprio a lui, a mio figlio Raffaele e a mia moglie Raffaella, che è ferma, che è anch'essa una maratoneta, ma in questo periodo è a riposo perché aspetta il bambino. Voglio fare un'associazione, amore, riguardo alla maratona. Si dice che il bravo maratoneta si vede al 35esimo chilometro, il bravo marciatore sulla 20 km, quando si vede? Il bravo marciatore sulla 20 km, cioè il doppio della distanza di 10.000, è una gara molto difficile perché non è né tanto veloce né tanto lenta, quindi è una via di mezzo, bisogna saperla gestire, partire in maniera giusta per poi finire forte. Io stamattina così ho fatto, partito cauto, poi mi sono attaccato con un gruppetto di giovanissimi e pian piano mi sono avviato al traguardo, vincendo questa medaglia d'oro. Grazie, grazie amore, grazie. Messina è meraviglioso, questo lungomare è uno spettacolo. Ci verrò anche in un'altra occasione, a prescindere dalla gara. Un'ultima parola, io ho conosciuto Anna Rita Sidoti, una grande campionessa, e ho avuto oggi l'onore di marciarci ogni volta al giro di boa qui davanti alla sua statua, meravigliosa. Sono emozionato, non ho altre parole che dire. Anna Rita Sidoti, lo scricchiolo d'oro, la grande campionessa. Un bacione, viva la marcia nel mondo, ma viva la marcia in Italia. Forza, forza ai giovani, forza alla marcia, non lasciamo questa specialità perché è una delle più belle, è la più antica e ha regalato tante medaglie all'Italia. Grazie, grazie a tutti voi. Grazie a te. Grazie.